le qua spaltrami in donne, se che via canna fumaria che non tira donne le qua. Ciao ragazzi, oggi sono a Romano Dezzelino, tra Vicenza e Treviso. Voglio farvi conoscere e scoprire, e perché no, ammirare gli angoli rustici. Vero? Giusto. Gli angoli rustici sono stralci di vita quotidiana del passato ambientati nelle vecchie contrade, dagli stessi abitanti spesso, che diventano anche figuranti. Il passato, la storia, le tradizioni, i sentimenti e i valori di una vita che non è più di questi tempi, ma che però ha sempre dei messaggi importanti da trasmettere. Una decina di contrade si sono vestite a festa ricordando la propria memoria, facendola rivivere attraverso gli antichi mestieri, le tradizioni, le usanze, i rituali, i modi di dire, i giochi di un tempo. Insomma, un carosello variopinto per un tuffo nel passato, nella storia della vera tradizione veneta. Questa è la Contrada Zaghi e qua si fa poenta e latte, è la vera? È la vera, sì. E tutto nasce dalla simpaticissima storia di Manina Bella. Manina Bella, fatta penella, dove si tosta? Da nonna, e cos'è che tu mangia? Poenta e latte, gatte, gatte, gatte. E qui nasce il mondo della poenta e latte, dove faremo vedere la polenta e la trasformazione del formaggio. Buon appetito a tutti! Quanto erano importanti polenta e latte? Ah, erano fondamentali per far bisogno dei contadini, della famiglia, perché come sappiamo benissimo non c'era tanto alimenti in tavola, e mais e formaggio ovviamente uniti assieme davano tanta sostanza. Noi siamo proprio andati a riscoprirli proprio come in tempo passato, nei primi 900, questi prodotti, ovviamente anche questo tema praticamente. Ecco. Sia col latte che con la polenta si faceva di tutto. Godetevi queste immagini. Contrada Zaghi, Romano Dezzelino. Sapete cos'è questa struttura alle mie spalle? L'El Foiarolo, il frigorifero degli avi. Andiamo nel Sancta Santorum. Ecco qua, la magia. Guarda che roba, senti il freschetto che c'è dentro qua. Pura neve del grappa sta qua. Lei la carne va questa? Questa è il foglierol che usava come già sera. Questa è il vero foglierol. Tutto fatto di foglie? Tutto è costruito con polloni di faggio e foglie di faggio. Naturalmente solo tagliate le ramaglie all'ultima settimana di settembre. Un foglierol così dura anche 80 anni. Però ogni anno bisogna aggiungere uno strato di ramaglia di faggio ogni anno. 10 centimetri, 10 centimetri, arriva uno spessore di oltre anche un metro e mezzo, due metri di spessore alla fine, e può durare fino a 80 anni. Era il frigo di casa? Il frigo di casa di una volta. È stato costruito ancora 4 anni fa, apposta solo per la dimostrazione della lavorazione del latte delle maglie montane del Grappa. Questo è costruito solo nel Monte Grappa. Qui, qua che i vostri ricordi? Qua che è la nostra vita, tutti i nostri ricordi qua. Non può essere altro. E cos'è che fa di sola? Questo è un formaggio molto particolare. Questo si chiama Morlac sotto Sabion. Quando che magari veniva giù in autunno a portare giù le vacche, e si portava giù anche un poco di formaggio fatto con l'ultima monta
di settembre, faceva il formorlac, no? Che è il tipico formaggio da grappa, e lo metteva su della carta, in carta bene, e dentro un muccio di sabbia, e faceva un processo di fermentazione anaerobica senza ossigeno. Viene fuori una crema che il gorgonzola di quello che dice di che altra regione ve ha, non ha niente a che vedere con questa prelibatezza qua. E io d'inverno magari mangiava il morlac sotto sabbia. Questa è la poina nostra, fatta e naturalmente affumicata con legno di faggio. Non certo col peso che ha il resine, ma solo legno di faggio sul nostro affumicatore, fatto che è quello costruito appositamente per noi. Ma non ti sai cosa vedete questo sacco qua? Cos'è che è qua dentro? Questo è pieno di fen, ma dentro in mezzo il fen, che è a forma di bastardo. Sconto? Sconto! E perché sconto? Perché in tempo di guerra, se no arrivava i tedeschi, io armavo gli austriaci, caro mio, invece io li scondeva dentro in mezzo il fen, e stava chieto mesi. In più c'era anche l'aroma del fen, sicché è il bastardo sotto fen, una prelibatezza unica, del bastardo sotto argilla. È il bastardo sotto argilla anche quello? Anche questo. L'argilla agghiaccia leggermente a respirare, è porosa, gli ucciappa un leggero aroma di creta, di argilla, e se conserva anche questo per me, questo da 7 mesi sotto argilla. Pecunicio, vadi qua. La pasqualina che fa l'uovo ogni mattina, ho appena fatto adesso. Ah, cara. Natascia, in che contrada siamo? Siamo in contrada Farronati, Valle e Signori. E qui cosa avete allestito? Beh, il nostro tema principale è la bicicletta, infatti il proverbio su cui ci siamo incentrati è get questa bicicletta, adesso pedala. E soprattutto ci siamo concentrati sulla bici sportiva e quindi l'evoluzione della bicicletta, aneddoti dello sport, dell'epoca fino adesso, alimentazione del ciclista e doping. E poi, per non dimenticarci di da dove siamo arrivati, i mestieri in bicicletta, quindi la civiltà contadina con la loro bicicletta allestita. Quindi abbiamo la Quamara, la Tara, Strassaro, Strassasso Ferroveccio e Santissaro. Allora, ricordati Tosata, che se te sai usare Gusea e Fio ti trovi Mario, detto capio, e Fio e Gusea mantieni capo Varea, detto capio, questo è il puntapetto. E se te l'hai un Tosato, o anche i panuini per il Tosato. E guarda qua che camisetta da notte. Tira su, vediamo. Non sta a toccare le roba, te ne rovin. Pensa quanto panti. Che c'è già una che qua mi ha di fama. Marina, se stasera ti te ammetti, tuo marito si sveglia i sensi, cara. Senta dell'uovo fresco. Ciao, femmine. Merlo, dico merlo, lungo, stretto, largo e curto, come che voi femmine. Ma ti va via che mi devo fare la latte. La bici è sempre stata importante, vero? Sì. Per contrade e per la vita di tutti i giorni. Esattamente, perché comunque è uno di quei è il primo, diciamo, mezzo di trasporto dopo l'animale, che è andato a sostituire comunque il cavallo e l'asino.
Natasha, tu sei giovane. Sì. Qui parliamo di tradizioni antiche che hanno anche secoli. Cos'è che ti spinge a ricordare? Cosa senti dentro per metterti a servizio del ricordo della memoria? Diciamo che fin da piccolina per me è stata il culmine, non so neanche io come definirlo in realtà. Mi è stato tramandato da delle persone, in particolare mia nonna e altre persone molto particolari e ancora ricordate, che purtroppo non ci sono più nel nostro paese, e mi porta a riviverlo ogni anno perché ci tengo, è una cosa a cui tengo, e credo che sia importante continuare a portare avanti questi valori, perché se ce ne dimentichiamo da dove siamo arrivati non so come può andare il mondo, insomma. Le bici da corsa? Sì, perché le bici da corsa? Ma abbiamo deciso di raggruppare delle bici da corsa che partono dai primi anni del Novecento fino al 1940, sia dal punto di vista corsa da strada e anche le prime biciclette da corsa da pista. Perché la scelta di dar valore a un oggetto sportivo? Dar valore perché comunque questi corridori, questi ciclisti storici, correvano anche loro per un unico scopo, che era quello del mangiare, diciamo, di sfamarsi. Era un lavoro anche quello, diciamo, oltre che uno sport, ma principalmente era un lavoro per portare a casa qualcosa da mangiare. Insomma, se ti è voluto la bici adesso... Pedale, eh?